E venne un giorno del Signore, spaccato di sole malinconico. Splendeva in cielo la luna furibonda. Nella polvere i ruderi apparvero giganti e il sangue scorse tra le pietre, scavando solchi nei cuori, inondando gli occhi sgranati di ombre che appena prima erano rubini incastonati nelle nuvole. Siamo soli sulle macerie, dominatori dei ricordi senza lacrime. Non abbiamo tempo per piangere, forse non sapremo più piangere. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro dipartita da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Col tremito del devoto che apre il reliquario, ci accingiamo a ricordare e a pensare. Nella mia mente, e credo nella mente di tutti, Caposele appare ancora come un gioiello, un rubino incastonato nelle nuvole. Ognuno di noi per essa era preso da gran fiamma di passione, ci appariva giovane, e la sua giovinezza sembrava potesse resistere contro tutte le corruzioni, persistente a somiglianza di un metallo inalterabile, di un aroma indistruttibile. Ognuno di noi si abbandonava tranquillo, pago, a godere i colori dei suoi piccoli quartieri, ad ammirare la freschezza delle sue case. Si soffermava ad assistere ai giochi dei bimbi nelle piazze, all'abbandono dei fanciulli che esprimevano fantasie piene di grazia, di freschezza, di ardire. D'estate, chi era costretto a sciogliere altrove il proprio destino, tornando in questa terra tornava all'unità delle forze, dell'azione primitiva, della vita. Riconquistava la confidenza e la spontaneità che riperdeva appena fuori di Caposele. E non era una fallace purificazione, ma un'elevazione del sentimento verso la casa degli antenati, la casa nuova costruita o ricostruita con sacrifici, verso gli amici dell'infanzia, verso la mamma o gli altri familiari. Era un'elevazione del sentimento per la giovinezza lontana. Ammirava la piazzetta del piano, tondeggiante, candida, ampliata dal candore delle case e della chiesa intorno, raggiante come un'acropoli olimpica sul paese silenzioso. E l'anima si riempiva di godimento e di commozione proprio dinanzi alla chiesa, che divina sovrastava tutte le cose, e sotto si apriva la tazza della piccola fontana zampillante, il cui puttino, semidio, con le mani incrociate sugli occhi, si difendeva dallo zampillo che una rana scherzosa gli spruzzava con puntiglio, e intorno alla tazza tanti altri zampilli convergenti. Era elevazione del sentimento alla vista del castello. Esso appariva un gigante posto a guardia del passato, nume tutelare dell'arario della stirpe vetusta di Caposele. La sua solennità augusta riempiva l'animo di orgoglio. Poi venne quella triste sera. La luna splendeva nel cielo furibonda, sembrava impazzita, presaga, quasi voleva avvertire che poco dopo ci sarebbe stata la catastrofe. Con la sua luce chiara dava essa alle cose un aspetto inconsueto e suggestivo, e tutti noi, ignari, avvertimmo un'insolita tranquillità. La luce della luna divenne poi vermiglia. La terra tremò per quasi 90 secondi. Subito dopo tutte le cose biancheggiavano come una sola, unica selva informe, perdute in un vapore di polvere, avvolte da una immaterialità inesprimibile, in un chiarore agghiacciante che si fermava ai confini del paese senza poter fendere l'oscurità. E gli alberi sembrava rameggiassero in un'altra atmosfera o in un'acqua cupa, in un fondo marino simili a vegetazioni oceaniche. Tutto apparve come una composizione di straordinaria potenza fantastica, una danza di scheletri nel cielo notturno, guidata dalla morte flagellatrice. Fra gli scheletri vaganti, nella tenebrosa lontananza appariva appena la basilica di San Gerardo in un diafano involucro sfumante. Non più una preghiera, non più una luce lassù. Eppure si avvertiva come un'eco melodiosa la preghiera di sempre, quella di milioni di pellegrini rivolta a Maria Santissima di Mater Domini, la stessa rivolta mille e mille volte al taumaturgo nocchiero della collina. La nuova basilica, forte, vigorosa, resistendo al sisma, aveva martellato con potenti fiancate l'antico cenobio, come a significare ormai l'inutilità della sua esistenza, scuotendolo, minandone profondamente le secolari strutture ricche di tanta storia, olezzanti di celestiali effluvi di umanità e santità mariana e gerardina. Ora, sulla faccia impudica della luna correva una nuvola nera, mostruosa. Intorno a noi l'attitudine del terremoto, tetro corifeo del momento, si esprimeva con una indicibile vitalità nella realtà spirante, mai raggiunta da altro artefice di morte. E fummo invasi da angosciosa impotenza, in ginocchio, increduli, come avvolti nelle spire di un sogno cattivo. La realtà non fu più realtà. Corremmo smarriti sui morti sparsi nelle vie, in croce sulle macerie, affioranti dai sassi e avvolti nella polvere, schiacciati nelle automobili. Fummo soli, freddi, arsi, in cerca di pietà, della nostra pietà, di noi stessi. Ci siamo alquanto ritrovati, ma vi è ancora tanto cammino da percorrere e la strada è in salita. Procederemo con i più piccoli sulle spalle, a loro non lasceremo l'eredità di questo terribile evento. Dio ci darà la forza di superare gli ostacoli, consapevoli che la vita vince la morte, che l'amore vince l'odio, che la bontà vince la cattiveria. E già sono evidenti i segni. Intorno all'amata terra e l'azzurro metallico dei suoi monti, l'occhio vigile e protettore di Maria Santissima di Mater Domini e quello del Santo della Collina, le commosse voci del pellegrino che torna ai luoghi ora due volte sacri. Vicino è il cuore dei caposelesi, un cuore i cui palpiti sono di ansia sincera per la rinascita e la ricostruzione. Sì, Caposele cara, Caposele diletta, Caposele amata. Andremo di fiore in fiore, come l'ape, a cercare nelle tue cose perdute l'essenza ed il sapore, la bellezza e il canto che la sciagura ora ci mostra inerti, avvolti nel mistero di un'opera di magia. E tu risorgerai, paese amato, l'acqua tua che non era più acqua, che era diventata un'anima perduta, che singhiozzava, che quasi sbeffava, ora comanda di tornare alla vita, al lavoro. I tuoi figli migliori non ti tradiranno, non potranno tradirti, e tu tornerai nella realtà, nell'immagine che dentro di noi respira e palpita, bella, ridente, con le tue ombre e le tue luci, nella tua memoria tenue e magica, musicale e solenne, vivranno i tuoi figli sfortunati caduti in quella triste sera, che ci guideranno nell'opera di risurrezione. Risorgerai con l'ineffabile grazia di Madre generosa.